Partiamo dai bonus. I bonus non sono iperessenziali in un servizio done for you come il vostro, semi done for you, no? Non sono estremamente essenziali, però sostanzialmente i bonus sono qualcosa che tu già dai alle persone. Ti faccio un esempio: abbiamo creato delle campagne per l'estetista, noi abbiamo visto l'azienda estetica e abbiamo creato delle campagne coupon per l'estetiste, che noi giriamo noi a tutte le estetiste e gli portiamo dei lead in salone, ok? Questo coupon è un coupon può andare da 19 a 97 euro e in questo coupon ci sono due bonus. Una è una crema, che è la crema che viene usata durante il trattamento. Due è una consulenza, che è la consulenza di vendita sostanzialmente, che però è anche utile per la cliente perché gli diciamo anche un piano d'azione, no? Gli dice l'estetista. Quindi, quello che ti voglio dire, queste due cose qui già erano nell'offerta, le abbiamo scelte tra le cose che già davamo per dire che queste cose separatamente possono avere un valore come bonus separato. E quindi a volte i bonus, molte volte i bonus le potete prendere e staccare da quello che già date nell'offerta semplicemente, perché noi come imprenditori molte volte tendiamo a sottovalutare le cose che diamo nel pacchetto, oppure pensare che bisogna creare per forza qualcosa di nuovo come bonus da dare nel pacchetto. Per dire, i template che io do all'inizio, anni fa, li davo e non li posizionavo come bonus, erroneamente, perché quelli determinano velocità di esecuzione, perché ti dico come farlo, in più ti do la pappa pronta, è velocità, invece che di riscriverti tutto da zero, ricontrollarlo, risistemarlo, cioè questo è. Quindi, se capisco Sì. bene, chiamo bonus una parte del servizio che voglio chiamarla come bonus per dargli un valore a parte. Esatto, a volte lo puoi anche creare ad hoc, a volte l'ho creato anche ad hoc, un 10% delle volte lo creo ad hoc, ma mi deve costare poco a crearlo o a darlo. Ok? Per esempio, nell'offerta che ne facciamo sempre nell'estetica per il B2B, uno dei bonus è la tecnologia che diamo. Okay, noi diamo una tecnologia per il viso e corpo e quello lì era già inclusa perché serve comunque, non è essenziale, ma serve per fare quello che diciamo, ma l'abbiamo staccata, siccome la tecnologia, cavolo, di per sé è un bel bonus, la diamo come bonus, la mostriamo come bonus nell'offerta. Che sia un'offerta a basso costo o come questa che ti sto dicendo a alto costo, questo è un pacchetto da 27.000 euro per dire, e in teoria la tecnologia sarebbe una core offer. Invece io l'ho staccata perché so che i bonus devono valere più dell'offerta stessa in molti casi. Ora, nel tuo caso non sono così obbligatori. Ma se tu riesci a estrapolare 1 barra 4, perché se ne estrapoli 1 ne metterei 1, se ne estrapoli 4 ne metterei 4. O 1 o 4, non 3, ma o 1 o 4. Per esempio, l'ultima volta che ho fatto il webinar dell'evento che terremo a novembre, il grande evento a Rimini, ho dato un bonus e basta. Okay, un super bonus perché il prezzo del biglietto era basso, anche tu il prezzo è basso perché chiedi un'ora di consulenza, no? Un'ora di candidatura, quindi non è che chiedi un investimento di 100K in quel momento, chiedi un'ora del suo tempo, che comunque può valere, perché chiaramente se un CEO di un'azienda che fa 1 miliardo, un'ora del tempo del CEO vale un soldo, due li vale, no? E quindi è comunque un pagamento, però non c'è una transazione in quello specifico caso, quindi magari puoi mettere anche solo un bonus che già dai magari dentro il programma. Andiamo alla candidatura. La candidatura ha tutto a che fare con il tuo meccanismo unico, cioè se tu hai attirato l'attenzione, messo il dito nella piaga col problema, mostrato cosa vedremo, gli errori che resettano le credenze, hai inserito un segreto barra 3 che fanno capire il meccanismo unico, tu a quel punto questo sarà invogliato, se hai fatto le cose correttamente, la cosa funziona, questo sarà invogliato a lavorare con te. Quindi usiamo la candidatura per fare psicologia inversa, per dare un po' di scarsità. Guarda, l'unica cosa è che non possiamo lavorare con più di X persone, per i servizi done for you come il vostro è perfetto, perché diciamo, guarda, più di 5 clienti al mese non li possiamo prendere, non riusciamo a seguirli. E cosa facciamo? Massimo X clienti. Però, siccome non possiamo, non sappiamo di poter lavorare con tutti, invia la tua candidatura per capire se possiamo aiutarti. Quindi sempre sulla scarsità di clienti che vado a servire. Sì, che poi è la verità. Magari puoi dire, però questo bonus lo possiamo dare solo per un tot di tempo, perché bla bla bla, c'è questo e quest'altro da vedere. Quindi la candidatura lo leggo al bonus, cioè ti faccio un'offerta Esatto, particolare, Pu puoi usare qualcosa del genere, no? Per dire, anche Amazon quando fa il Black Friday c'è una scadenza, quando è il 24 ore del Black Friday, no? sì. Oppure c'è uno che vende un prodotto fisico solo 100 pezzi, è normale, poi magari ce n'è 1000, che ne sai, però quando tu puoi hai un prodotto o servizio di qualità, usa la scarsità reale che puoi usare per indurli ad agire velocemente, no? A mandare la candidatura. Anche se credo che il tuo mercato, che è più sofisticato da questo punto di vista, magari se è interessato la manda comunque, però un po' di scarsità usiamola comunque. Ti rende anche un po' più autorevole nei loro confronti con la psicologia inversa.